volevo rispondere a una domanda che mi è stata fatta più volte in questi giorni. No, non faccio nulla. Mi siedo al gabinetto, ma sostanzialmente non accade nulla. E sto impazzendo, giuro, sto impazzendo. Buongiorno a tutti, siamo al quinto giorno e non ho voglia di dirvi rock and roll perché stamattina sono sfatto. Oggi è tragica. Ci sentiamo durante la giornata. Buongiorno ragazzi, sono le 6:50. Sto facendo la cacca e ho deciso di liberarmi di un'altra dipendenza, ed è la dipendenza dal phone nella fase del gabinetto. Allora, stamattina sono contento, sono molto felice, è l'anniversario dei miei genitori, tra l'altro, sono davvero molto contento, soddisfatto. L'unica cosa è che fisicamente i crampi sono aumentati, io ho crampi ai piedi, alle gambe, alle braccia. Non mi mancano energie, sto abbastanza bene, solo che ho dolori un po' dappertutto. Nulla. Buona giornata e ci sentiamo dopo. Pulcino, fai gli auguri di buon anniversario a mamma e babbo? Eh? Monellino, buon anniversario! Bene, sono venuto nel garage per giocare un po' con Breck. Breck, vieni qua, presentati. Presentati, Gigelino, presentati. Chi sei tu? Chi sei? Vieni qua, Monello, vieni qua. E quindi approfitto e vi presento anche la mia bestiolina. Mi sono tornate tutte le energie che sentivo un po' mancare ieri e sono a 1000 oggi. Ora sto un po' qui nel cortile con Breck e poi non lo so, ora vediamo, facciamo un passo alla volta. Buon pomeriggio a tutti, signori, siamo al pranzo del quinto giorno. Oggi sta andando abbastanza bene, pensavo peggio perché comunque la giornata di ieri si è conclusa in una maniera abbastanza pesante perché sono stato bene tutta la giornata di ieri, poi dal tardo pomeriggio fino a tarda serata, cioè fino a prima serata perché poi mi sono addormentato abbastanza presto, sono stato abbastanza male e non avevo più energie. Questa mattina mi sono risvegliato carichissimo, su consiglio del medico ho preso un integratore, un multivitaminico. E ho bevuto acqua, limone, bicarbonato, se non ricordo male, per andare a contrastare il pH. Mi arrivano 800.000 notifiche, vi chiedo scusa. E nulla, ora stavo pensando che faccio una confessione così pubblicamente, visto che mi sto mettendo a nudo, sto mettendo a nudo tutte le mie debolezze. E da un bel po' di tempo ho una fissa pazzesca per una persona che non riesco a togliermi dalla testa e insomma non ho mai avuto il coraggio di sbilanciarmi più di tanto, di esprimermi più di tanto e magari questa battaglia contro questa mia debolezza mi aiuterà poi a sconfiggerne altre di debolezze, non lo so, vedremo successivamente. Buonasera ragazzi, sono le... non lo so, aspetta, non lo so, perché l'orologio, quello da parete alle pile scariche, comunque nulla, vi voglio aggiornare di una cosa importantissima. Oggi ho fatto una cosa che
Solo qualche mese fa sicuramente non avrei fatto. Ho deciso, come avevo detto, in questo periodo di cambiare un po' di cose nella mia vita, di prendere le mie debolezze e di distruggere letteralmente. Quindi vi ricordate la persona di cui vi parlavo questa mattina nel vlog? Ho avuto il coraggio di chiedere di uscire e mi ha detto di sì. Quindi ho fatto fatica a metabolizzare lucidamente la cosa. Ah, comunque oggi sono carichissimo, non sento fame. Sono alla fine quasi del quinto giorno, siamo all'orario di cena, non ho alcun pensiero rivolto al cibo, mi sento benissimo, mi sento una potenza, rock and roll. 11 di sera, tra un po' andiamo a dormire. Ho portato il cane a fare i bisogni nel cortile condominiale. Sono abbastanza tranquillo, sereno e c'è un cielo stellato meraviglioso. Non so se si vede. Va bene, ci vediamo dopo per la buonanotte. Bene, non so se c'entri qualcosa il fatto che appunto stia facendo digiuno, però questa sera ho un po' freddino. Comunque la giornata è passata abbastanza bene, anzi molto bene direi. Ho ancora un po' di crampi, non ho fame, sto bene, sono sereno. O sono un po' freddo? Sono un po' freddo, considerando che siamo a fine aprile, mi sembra un po' strano, probabilmente. Anzi, considerando anche il fatto che io non ho mai freddo, ho sempre caldo. Va bene, buonanotte a tutti e ricordatevelo se ce la faccio al rock and roll. Alexa, spegni luce camera.